Ciao ragazzi, nuovo video, spesa molto breve al Penny. Allora, nuova location, diciamo così, che sono dietro al cellulare. Ho comprato la passata di pomodoro, questa qui che compravo già altre volte, densa, abbastanza buona. Le mozzarelle 4 e una l'ho già finita. 4 per 125 grammi, Valbontà, mozzarella italiana. Confezione così, 4 per 125 grammi e sono così, i sacchetti sono così, dentro, ok? Mozzarella Valbontà, abbastanza buona, quattro confezioni così. Poi ci sono i tirolini di bovino, che di solito li compravo classici, ma di tacchino mi sembra. Salamini comunque, 100% Rind, li trovate solo al Penny, questi qua, se volete provarli, magari nel vostro Penny li vendono. Non sempre ci sono nel mio Penny, però comunque sono abbastanza buoni, già aperti anche questi. Quasi finiti, due pacchi di pasta da 1 chilo, tortiglioni e penne rigate. Voilà, scusate i piatti che non ci stavano in lavastoviglie, li devo lavare a mano. Prosciutto cotto questo qui, la prima volta che lo compro. Alta qualità da coscia di suino nazionale, le freschette, nato e allevato in Italia senza glutine. Due confezioni di prosciutto cotto per gli asparagi, che voglio fare degli involtini con gli asparagi. Senza sbollentarli stavolta, perché di solito io li compro, li sbollento, li congelo per fare la pasta, appunto, questi asparagi qui. Asparagi, invece l'altra volta avevo comprato l'asparagina, che sono più piccoli degli asparagi, questi qua sono abbastanza grossi, vedete? Sono molto buoni, si fanno praticamente degli involtini con il prosciutto cotto, si arrotola il prosciutto cotto intorno agli asparagi, buonissimo. Questi qua li ho già mangiati, li ho già comprati varie volte, ci sono anche al cacao, anche se al Penny la volta, quando sono andata ieri. O ieri o l'altro ieri al Penny, c'era un pochissima roba. Questo qui, che è l'unica cosa che scade presto, 3 giugno 2020, al caffè c'era anche con i pezzi di cioccolato, ma non mi piace, e c'era anche con i pezzi di fragola, mi sembra. Questo qui buono, lo compravo già tempo fa con mia madre, anche quello, tipo Danetta alla vaniglia. E poi questi qua, confezione famiglia, erano in offerta, come anche le mozzarelle, sapore di cascina, würstel, pollo e tacchino, 1000 grammi. Mi sembra sì, quindi 1 chilo, c'è la scadenza ovviamente, e sono würstel di pollo e tacchino senza pelle, li compravo già altre volte, se vedete i miei vecchi video spesa sapete già cosa compravo, e boh, questa è la spesa al Penny. Questi qua adesso li congelo in un sacchetto da 3, questi würstel così, e siamo a posto. Non ho comprato nient'altro, mi sembra, al Penny, vero? La carne cruda mai finita, le mozzarelle sono 3, una, la quarta l'ho già fatta andare. Il latte non l'ho comprato, c'erano poche offerte, c'era un succo a 99 centesimi che era buono, che volevo provare, però poi non l'ho comprato perché ho detto ma sì, magari costa troppo, non va bene. Ah, ho preso anche un sapone liquido, che però ve lo faccio vedere magari nei detersivi, se comprerò altri detersivi più avanti vi faccio un video spesa detersivi, perché adesso mi sono dimenticata di prendere il sapone liquido, quello della Neutro Roberts forse, disinfettante. Vabbè, qualcosa così. Adesso serve disinfettare con il virus ancora in giro. Comunque sono uscita con la mascherina, perché tutti i supermercati bisogna tenere la mascherina, tutti ce l'hanno. In giro nessuno ce l'ha la mascherina, quasi nessuno, purtroppo, ma vabbè. In Piemonte dicono che non è obbligatorio, io la metto lo stesso. Da quando esco a quando torno a casa. Questi due pacchetti di pasta, tortiglioni, penne rigate da 1 chilo, così durano un po'. Scusate lo smalto speccato. Tirolini, tutta roba buona, sempre le stesse cose, però sono cose buone. A presto ragazzi, video molto molto breve, spero che vi piaccia lo stesso. Cose buone, gli asparagi li adoro, sono anche in offerta, erano anche in offerta al Penny. I würstel in offerta, prosciutto non in offerta, questi qua in offerta, le mozzarelle, la pasta costa poco, 39 centesimi. Lo scontrino non ce l'ho perché gliel'ho lasciato alla cassa. Poi mi sembra che al Penny ho comprato anche altre tre cose che vi faccio vedere. Queste penne qui, che mi servivano, non alimentari, ve le faccio vedere lo stesso. Queste qui, e poi ho preso i panni in microfibra, sempre al Penny, mi sembra. Sì, Penny, marca Penny. C'era anche un panno in cotone per pulire i mobili che volevo provare. Due panni in microfibra. L'alcol al Penny non c'era, ma l'ho comprato poi al mercato, vi ho già fatto il video spesa. C'erano solo gialli e rosa. A me servono sempre i panni in microfibra, da Lidl non vado più da tempo. Ci sono andata, ma ho comprato solo quattro cose. Lo yogurt, quello alla fragola che vi ho fatto il video spesa, al Lidl non è buono perché ha i pezzi. Infatti io lo prendevo greco da 1 chilo, ma quello che avevo preso, la fragola cremoso, c'era scritto ma aveva i pezzi di fragola dentro. E a me gli yogurt con i pezzi non è che mi fanno impazzire. Ho preso anche questo quaderno, molto femminile, molto carino, tra le cose di scuola, tra le novità, le offerte.
a quadretti, perché io adoro scrivere sul foglio a quadretti, sui quaderni a quadretti, e quindi l'ho comprato per 1 euro. C'erano un sacco di maglie, calze, un sacco di attrezzi, un sacco di cose di cibo, un sacco di barrette, un sacco di cose buone da mangiare al penne in offerta, un sacco di uova di Pasqua ancora, ovetti di Pasqua, ovetti della Kinder e non solo di Marco. Quindi 3 cose non da mangiare, le ho comprate e basta. Il sapone liquido me lo sono dimenticato, quindi non ve lo posso far vedere perché non ce l'ho qui. L'ho già messo a posto ieri perché ho fatto già 2 volte questo video. Se riesco, che magari faccio anche il video spesa a penne in ASMR. A presto, ragazzi.